Bentrovati in apertura le drammatiche immagini dell'incendio che ha devastato le alture di Genova la notte scorsa. Alcuni focolai sono ancora attivi, alimentati dal forte vento, ma anche dal tempo secco che perdura sulla regione e su gran parte del nord Italia da diverse settimane. L'esatto opposto dall'altra parte dell'Italia, qui siamo sulle montagne abruzzesi che, come potete vedere, sono letteralmente sommerse dalla neve. È una situazione veramente di emergenza che sta creando notevoli disagi. Ci sono paesi isolati nel Teramano, nel Chietino, gente senza corrente. Comunque una situazione che ancora dovrebbe perdurare critica ancora per almeno 24-36 ore. Due facce della stessa medaglia, dunque, il raffreddamento che si è avuto in virtù del fatto che l'anticiclone russo, come sappiamo, visto che stiamo seguendo la situazione da diversi giorni, si è spinto con la sua azione retrograda sull'Europa centrale e da qui quest'aria fredda ha traboccato in parte attraverso i valichi alpini, determinando venti di caduta sulle nostre regioni settentrionali, quindi condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, mentre dall'altra parte è filtrata quest'aria fredda dalla Porta della Bora. Dopodiché ha dovuto fare i conti con l'aria più tiepida che sovrasta i nostri mari, con un effetto destabilizzante per l'atmosfera e quindi con un effetto sostanzialmente perturbante sul tempo di casa nostra. Cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni? Iniziamo con questa mappa relativa alla giornata di mercoledì 18 gennaio. Notiamo il flusso freddo ancora attivo da est che punta non più sull'Italia ma verso l'Europa occidentale e sprofonda fin sul Nord Africa, dove va a determinare l'approfondimento di un nuovo minimo di bassa pressione che affiancherà quello tirrenico, il quale nel corso dei prossimi giorni tenderà a perdere smalto. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata successiva, giovedì 19 febbraio. Notiamo l'approfondimento di questo vortice che dal Nord Africa pian piano si porterà verso il Mediterraneo occidentale. La perturbazione associata ruoterà come un compasso e nel corso del prossimo fine settimana verrà a interessare con un nuovo peggioramento le nostre regioni italiane, non prima comunque di avere concesso una tregua nella giornata di venerdì ad opera di questo anticiclone che si proporrà con un temporaneo aumento della pressione anche sulle nostre regioni. La carta in quota relativa al weekend, qui siamo nella giornata di domenica 22 gennaio, con il vortice ancora in piena azione su gran parte del Mediterraneo e sull'Europa occidentale, la sua forma a doppio corpo che invita le correnti in quota a disporsi dai quadranti di sud-est e quindi a portare aria più umida e miti in quota al di sopra del cuscino freddo. Dunque sulle nostre regioni settentrionali potrebbero verificarsi le condizioni favorevoli e qualche nevicata anche sulle zone di pianura. Ne riparleremo. Intanto le correnti perturbate atlantiche si dispiegano alle alte latitudini con questo flusso che dovrà ancora fare i conti con l'aria molto fredda presente sul continente e quindi per il momento non ci interesserà. Il dettaglio per mercoledì 18 gennaio elaborato dall'aeronautica militare ci conferma le condizioni di tempo molto instabile su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, con i temporali che sfilano lungo l'area ionica, liberando poi però nel corso della giornata la Calabria e la Basilicata, dove subentreranno schiarite e nevicate che interesseranno tutta la dorsale appenninica, ma si concentreranno soprattutto sull'area centrale, dove avremo nuovi accumuli anche importanti. Qualche nevicata possibile ancora in Sardegna fino al di sotto di 1000 metri, il nord ancora con il tempo asciutto in parte soleggiato. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di giovedì, con il tempo instabile che si conferma ancora sulle nostre regioni centro-meridionali, ma una certa attenuazione delle precipitazioni lascerà spazio ad una variabilità che prenderà forma dalle isole maggiori, dove si avranno schiarite nel corso della giornata in direzione delle nostre regioni peninsulari. Ancora illeso il tempo sulle nostre regioni settentrionali. La giornata di venerdì 20 gennaio, con la tregua che si prefigura su gran parte delle nostre regioni, ancora a parte qualche disturbo sulle nostre estreme regioni meridionali adriatiche, in attesa del nuovo peggioramento che prenderà corpo a partire dalla giornata di sabato. Infine uno sguardo alle possibili anomalie di precipitazione previste fino alla giornata del 25 gennaio. Notiamo le nostre regioni centro-meridionali che ancora vedranno apporti precipitativi tali da rimanere al di sopra della media stagionale, mentre gran parte del nostro settentrione rimarrà ancora quasi a secco, a parte la breve parentesi di domenica 22 gennaio. A presto da Luca Angelini.